chiedo se c'è qualcosa sulla nuova proprietà, perché ho letto di Oaktree che potrebbe rilevare l'Inter. Non so quanto ci sia di vero, chiedo a No, voi e poi no, quello è un chiaramente vengo da dato, Rachele. Oaktree è un dato oggettivo, non è una possibilità. Se la famiglia Zhang non ripiana l'impegno perché l'accordo era molto chiaro, ha avuto l'Inter un prestito di oltre 400 milioni che deve essere restituito. Se entro le date prestabilite queste intese non vengono rispettate, Oaktree diventa automaticamente proprietario dell'Inter. È un po' come è avvenuto il Milan per Elio. Non è non è una scadenza imminente. Semmai bisogna fare attenzione alle voci ricorrenti su altre nuove proprietà all'orizzonte che possano essere interessate e che soprattutto assecondino le aspettative della famiglia Zhang. Non si dimentichi mai che dopo lo scudetto, nel momento in cui c'era ancora Conte sulla panchina dell'Inter, il fondo che poi ha acquisito il Newcastle, che in questo momento, cioè stiamo parlando del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, fece un'offerta da 700 milioni di euro per rilevare l'Inter, ma la famiglia Zhang chiese 1 miliardo e da allora i sauditi hanno voltato le spalle all'Inter. Si sono sposati, hanno sposato il progetto in Premier League e quella occasione, se vogliamo definirla, è stata persa. Adesso vedremo perché ricorrono tante voci. La realtà è che l'Inter in questo momento deve convivere con quelle che sono le aspettative della proprietà cinese e soprattutto bisogna capire se questa nuova stagione porterà quella costruttività, quel progetto che l'Inter, tutto il mondo nerazzurro merita. Rachele, tu C'è una cosa, posso una cosa al volo? vai, vai, vai. No, sul futuro della famiglia Zhang alla guida dell'Inter, il prestito di Oaktree a Suning, perché il prestito è stato fatto alla holding che gestisce l'Inter, non direttamente all'Inter, è di 292 milioni. Di questi 292 milioni ce ne sono ancora 130 inutilizzati in Lussemburgo. Quindi diciamo, non è proprio con l'acqua alla gola la famiglia Zhang, ma quello che diceva Carlo è verissimo, nel senso che il mercato dell'Inter, se voi lo andate ad analizzare, è fatto esattamente col bilancino. 4 milioni sono entrati per il riscatto obbligatorio di Di Gregorio e 4 milioni sono stati dati all'Empoli per il prestito di Aslani. 3 milioni sono stati dati per il riscatto obbligatorio di Gravillon e 3 milioni sono stati dati al Cagliari per il prestito di Bellanova. Quindi è pari e patta, non c'è alcuna Sì, possibilità di a parte quei migliorare. 40 che tu dici sono messi Sì, ma come salvadanaio. quei 40 Sì. vanno a fare fondo cassa perché, come ricordava Chiaro. Carlo, c'è bisogno di fare questo attivo di mercato. È chiaro che questo non è un progetto di lunga scadenza, è evidentemente un progetto per cercare di vincere subito, ma la proprietà dell'Inter o si smuove qualcosa lato cinese oppure è chiaro che non ha vita lunga. Sì, sentiamo Non voglio Rachele, fare se si non crede, voglio, se si scusa, sente. no, voglio solo fare una Chiosa. precisazione. Non entro nel merito delle cifre, ma semplifico. Per quelli che sono gli impegni della famiglia Zanga con Oaktree, per 4 anni Marotta deve partire da più 70. Cioè, l'anno scorso ha incassato 180 milioni e ne ha potuti reinvestire soltanto 45 perché doveva fare cassa. E quest'anno deve fare più 70, l'anno venturo idem e anche nel 2024. Quindi questa è una zavorra che costringerà 850 ogni milioni di debito, estate. Carlo. Ne abbiamo fatto proprio una Per ora puntata. siamo a più 40, per ora siamo a più 40, Sì, ma stai vedremo. parlando Sentiamo veramente. Prego, Rachele. Rachele se si sente sicura in queste situazioni oppure no. Allora, come diceva soprattutto Daniele, il mercato dell'Inter è stato fatto con il bilancino, non è, come a differenza del Milan o del Napoli, sicuramente un progetto a lungo termine. È un progetto volto Manfredi, ma a cosa sta cercare di guardando? mantenere una squadra competitiva, La però foto da fare vedere. rimanendo nelle finanze, insomma, che si hanno a disposizione.
L'Inter ha cercato un pochino di tappare i buchi, tra virgolette, anche anticipando un po' i tempi, perché per esempio l'Inter ha preso Gosens, che poi è andato a sostituire Perisic, che poi effettivamente nella prima partita di campionato abbiamo visto che forse non è ancora all'altezza del croato. Abbiamo visto un Gosens un po' in affanno, un Gosens che rientra da un lungo infortunio e quindi deve anche un pochino entrare nelle dinamiche dell'Inter. Gosens che è un giocatore molto diverso da Perisic, quindi l'Inter poi deve anche far fronte a queste cose. Io dico che al momento l'Inter non possa fare altrimenti, nel senso, squadra che vince non si cambia, tra virgolette, quindi l'Inter, come ho già detto, deve cercare di mantenere una squadra competitiva, perché l'Inter ha costruito una squadra che con Conte è stata in grado di vincere lo scudetto e poi con Inzaghi, con qualche cambio ovviamente, perché poi era partito Hakimi, era partito Lukaku, è riuscita non a vincere lo scudetto, però a chiudere al secondo posto a meno due, a portare a casa due coppe, quindi comunque una squadra in grado di vincere. Quindi l'Inter deve cercare di mantenere questa squadra e però allo stesso tempo di fare cassa, quindi non può fare un mercato come quello che ha fatto il Napoli o come quello che ha fatto il Milan al momento. Al momento l'Inter l'unica cosa che può fare è questa. Poi se andiamo avanti in questa situazione, io credo che Zhang sia costretto a... Che c'è Savelli? Bruno. Ma ragazzi, il Napoli ha perso tutti i giocatori più forti. Ma di che si parla? Cioè, se no, per carità di Dio, gli auguro di fare un super campionato. Ma il Napoli ha perso Koulibaly, Insigne, Mertens e sta pensando di cedere Fabian Ruiz. Cioè, è un grande acquisto quello di Giacomo Raspadori. Il difensore è tutto da scoprire, ha giocato solo in Turchia dove faceva gol anche Mario Gomez. Cioè, il Napoli, sto grande mercato, provate a chiedere ai tifosi del Napoli se sono felici di sto mercato. Sono contenti che sia rimasto il bomber che copre mezza squadra e tante magagne, però insomma è meglio il mercato dell'Inter, che si è portato a casa Lukaku, ma stiamo scherzando, si è portato a casa... Che magagne copre? Dai, se no... Sì, però noi stiamo parlando anche di che si parla? L'arrivo di Lukaku è un arrivo che a fine anno non sai se Lukaku tornerà al Chelsea oppure rimarrà. Cioè, bisognerà anche poi trattare con il Chelsea, perché Lukaku è in prestito. Cioè, Lukaku non è arrivato a titolo definitivo. Questo vale lo stesso per Osimhen. Non è che c'è grande differenza con le prospettive di Osimhen. Se fa 30 gol, lo vendono purtroppo per il calcio italiano. Il Napoli in cassa. La progettualità non fa parte della Serie A. È un discorso diverso, perché il Napoli vende, l'Inter perde Lukaku, ma lo perderebbe a gratis fondamentalmente. Questa è la differenza. Ma non l'ha pagato. Ma due anni fa Osimhen l'ha pagato. Come non l'ha pagato? Ha pagato 8 milioni. Ma di cosa? Ma a Firenze che 8 milioni rispetto agli 80 di Osimhen, di cosa si parla? Cioè, ha pagato 8 milioni, che è una parte dell'ingaggio, sostanzialmente. Ma scusa, ma di cosa stai parlando? Quali 80? Di cosa stai parlando? Non sono pronto. Di Osimhen, che se lo vende l'ha comprato a 80 milioni. Ecco di cosa sto parlando. No, l'ha comprato a 70. No. Siamo lì. Ho sbagliato di tanto. No, perché c'erano anche delle contropartite tecniche. Ma se tu ti metti qui a paragonare l'operazione di Lukaku con quella di Osimhen, vuol dire che forse ti occupi di calcio fiorentino più che di calcio. Io non so chi è lei. Non la conosco, quindi non la giudico. Ma mi fa piacere. A me non mi fa piacere. Comunque, andiamo avanti. Ragazzi, non era programmato. Mi fa piacere. Allora, un attimo. Chiudiamo la parentesi.